Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Me le avete chieste, le avete desiderate ed eccole qua. Le tattiche che sto utilizzando dopo la patch. Abbiamo visto infatti come è stata praticamente un'ecatombe l'aggiornamento che è uscito ormai quasi 10 giorni fa. Ha stravolto radicalmente FIFA 22 come succede ogni anno con la patch di gennaio. Quindi ci siamo un po' dovuti reinventare. Io mi sono preso il tempo che secondo me era necessario per trovare un po' una quadra a livello di tattica e istruzione, non buttarvi un qualcosa subito d'un giusto per che poi magari faceva danni sia a me che a voi. Penso di aver trovato un pattern che mi dà abbastanza soddisfazione, quindi oggi vi porto questo e poi giovedì vi porterò anche un video su come attaccare e difendere con questo nuovo aggiornamento. Detto questo, senza perderci troppo in chiacchiere, direi di passare subito al video perché abbiamo abbastanza temi da andare ad analizzare insieme. Eccoci da qua dunque sulla schermata di gioco e come potete vedere già notate un cambiamento diciamo abbastanza radicale su quello che è lo schema che sto utilizzando attualmente, perché vi avevo abituato al 4-2-2-2, è vero che utilizzavo anche il 4-4-2 però quello con i mediani in precedenza, adesso invece è qualche giorno che ho riscoperto il 4-4-2, questo nella forma con i due CC. E perché? Dopo l'aggiornamento infatti mi sembra che ci sia stato un ritorno abbastanza netto a quella che è la manovra sia di attacco che di difesa di FIFA 20, con l'aggiunta dei filtranti che possono essere un'arma in più in fase offensiva e un'attenzione da dover fare in fase difensiva. Difatti bisogna far girare parecchio il pallone, le punte ormai è vero che le andiamo ad imbucare ma molto meno in maniera diretta con quei drive and pass che si facevano prima, occorre fare questo giro palla per cercare di imbucare la retroguardia avversaria. Quindi il 4-4-2 è un modulo molto equilibrato sotto questo punto di vista, perché ha due esterni che tengono impegnati i terzini facendo aprire le difese e in più ha anche i due centrocampisti che, salendo, se sono i giocatori giusti con un giusto work rate, vengono a dare una mano e possono essere dei playmaker in fase offensiva, oltre che poi dei giocatori che vanno a fare schermo davanti la difesa. Le due punte poi vanno a dare minaccia e quindi non dare un riferimento unico ai difensori centrali, e quindi la manovra offensiva la si riesce a fare con una discreta efficacia. Vi parlavo dei giocatori giusti perché per quanto riguarda difensori centrali e terzini il discorso non varia, ma in particolar modo quando andiamo a parlare dei due centrocampisti centrali abbiamo bisogno di due giocatori secondo me che hanno un work rate alto alto o anche alto normale, perché tanto su PS5 soprattutto il normale in difesa è come se fosse un alto perché tanto difendono quasi tutti, ma l'alto in attacco è fondamentale affinché vengano a dare una mano e soprattutto ci rendano possibile la famosa scaletta che va un po' reinventata con la nuova patch. I due esterni devono essere ovviamente due giocatori molto veloci, meglio se hanno le 5 di skill in maniera tale che soprattutto i passaggi li fanno bene sia con il piede forte che con il piede debole, e soprattutto devono essere anche due giocatori che hanno la possibilità di finalizzare, perché spesso si ritroveranno in area a dover fare tiri ad incrociare soprattutto in corsa, quindi sebbene abbiano dei ottimi passaggi è bene che abbiano anche dei buoni tiri. Per le due punte invece utilizziamo i classici due giocatori veloci che sono agili all'interno dell'area di rigore, meglio se hanno la quinta di skill perché serve per poter fare magari l'ultima giocata e andare a fregare l'avversario, meglio ancora se hanno pure il 5 di piede debole per andare punto di riferimento, ma anche un 4 va benissimo sicuramente da evitare i 3 di piede debole. Quanto alle tattiche che invece sto utilizzando, allora partiamo da quella che è la prima variante, ok, di 4-4-2 che sto giocando, e qua già vi dico che vedete delle novità e soprattutto dobbiamo fare un duplice ragionamento per quanto riguarda PS5 e PS4. Partiamo da PS5, che diciamo che è la versione ovviamente di riferimento che gioco anche io. Allora vedete che utilizzo 33 di ampiezza, che l'ho stretto veramente tanto rispetto al 50 che utilizzavo prima. Questo perché, visto che la patch è andata a toccare la retroguardia e visto che c'è tanta CPU su PS5,
la difesa non è che fa cose strane, quindi non è che si apre, i terzini non è che vanno via e si schiacciano. Quindi bene tenere belli stretti i nostri giocatori arretrati per fare questo bel muro che si va a contrapporre ai giocatori avversari. Quindi utilizzo un parametro che diciamo è compreso tra 30 e 40. Di solito mi sono trovato con questa via di mezzo più verso il 30 che verso il 40 al momento. Per quanto riguarda invece PS5, PS4, andrei a giocare più un'ampiezza di 40, visto che c'è meno CPU, i terzini soprattutto vanno spesso a prendere le quaglie e quindi preferisco tenerli un pochino più larghi per far sì che evitano di schiacciarsi troppo e quindi di mandarci in difficoltà. Quindi questo per quanto riguarda la variante su PS4. Quanto alla profondità, è quello il nucleo principale della fase difensiva post-patch, perché come abbiamo visto, se giochiamo dal 70 in su, praticamente avremo la linea difensiva che si piazza a ridosso dell'area di rigore in automatico, senza dover andare a spammare la trappola del fuorigioco. Questo da un lato è una cosa molto positiva, perché ci permette di poter difendere più in alto e non vicino alla porta, quindi gli avversari devono fare più fatica per poter arrivare in zona pericolosa. Dall'altro rischia di diventare però un pericolo nel momento in cui io, avendo provato 70, 71 e anche 72 come profondità, ho notato che la difesa mi stava troppo a centrocampo, mi esponeva troppo ai lanci lunghi avversari, ma soprattutto mi è sembrato che mancasse il centrocampo. Praticamente non c'era mai quella densità dei mediani e veniva saltata completamente quella fase di filtro e mi ritrovavo a difendere subito con i difensori centrali e i terzini, e questo mi faceva stare sempre in inferiorità. Quindi che cosa ho fatto? Sto utilizzando anche in questo caso un parametro, ok, a metà tra il 65 e il 70, e mi sto trovando bene con 67. Questa impostazione del 70, 71, insomma entro il 75, la consiglio a chi è veramente un fenomeno a pressare e quindi vuole recuperare palla alto, però onestamente vi dico che tanti pro stanno comunque utilizzando una via di mezzo, perché la fase difensiva poi è troppo deficitaria con quel parametro lì. È vero che magari ne recuperate un po' in pressione, però poi state troppo aperti. Quindi 67 è comunque ottimo, vi permette di poter recuperare palla, che ripeto è una delle dinamiche più importanti, soprattutto poi per ripartire, visto che con le difese schierate i lanci lunghi diventano un'arma importantissima per poter attaccare. Per quanto riguarda invece la costruzione della manovra, utilizzo equilibrato, non cambiando nulla assolutamente, e sempre passaggi diretti per far sì che insomma le mie punte si vadano a muovere cercando di portare fuori posizione i giocatori avversari. L'ampiezza l'ho portata su 60 per cercare di allargare i miei esterni soprattutto e far sì che i terzini dunque si schiaccino più verso il mio giocatore che verso l'area di rigore a fare muro, e giocatori in area utilizzo 4 per evitare che ci siano troppi giocatori dentro l'area, quindi già praticamente marcati dal muro di CPU, e più giocatori invece al di fuori dell'area di rigore con cui fare giro palla e poi poter magari andare ad innescare con degli inserimenti. Quanto alle istruzioni, sono abbastanza canoniche: resta dietro ai terzini, resta dietro, copri al centro per i centrocampisti, taglia dentro, inserisci alle spalle ed entra in area per il cross ai due esterni, non utilizzo rientra in difesa perché tanto su PS5 soprattutto tornano gli esterni, ma preferisco fare una pressione manuale. Magari su PS4 potete andare a mettere anche rientra in difesa per stare più tranquilli in fase difensiva, e poi alle due punte invece vado a mettere inserisciti alle spalle, appunto per sfruttare soprattutto in fase di recupero palla i loro inserimenti per far arretrare la squadra avversaria. Quindi questo come prima versione di 4-4-2. Poi utilizzo un'altra versione nel momento in cui il mio avversario mi va a piazzare il pressing. Spesso e volentieri mi chiedete come gestire queste situazioni e utilizzo esattamente questo modulo, sempre il 4-4-2, che mi dà la possibilità di avere sempre giocatori larghi, ma con tattiche diverse, perché in questo caso utilizzo 35 di ampiezza e 70 di profondità proprio per stare più alto ed evitare che il suo pressing poi vada a schiacciarmi la squadra. Costruzione della manovra, utilizzo non più equilibrato ma palla lunga per far sì che dunque io ho un punto di riferimento su cui lanciare e cercare di allontanare il primo pressing avversario, e sulla creazione delle occasioni invece c'è equilibrato, perché come vedete i giocatori rimangono fermi mentre su passaggi diretti i giocatori si muovono molto di più, e quindi alle volte rischio di rimanere senza il supporto del giocatore che si è mosso magari e quindi non mi ha dato l'appoggio perché ha fatto un po' quello che gli pareva. Quindi utilizzo equilibrato e palla lunga. 75 l'ampiezza per cercare di stare largo e lanciare e sfruttare dunque poi le sponde degli esterni sui centrocampisti o sulle punte, sempre 4 giocatori in area e 1-1 su angoli e punizioni.
Cambiano lievemente le istruzioni, perché ho sempre resta dietro i terzini, resta dietro copri al centro ai mediani. In questo caso quello che varia è l'accorcia sugli esterni. Questo vuol dire che l'esterno, dunque, quando porto palla con i terzini mi viene incontro invece di scappare e mi dà la possibilità di, appunto, appoggiarmi e avere subito un giocatore con cui scambiare per saltare il pressing e non venire a gestire pallone pericolose con un terzino che magari non è agile e può gestire bene la palla tra i piedi. Quanto alle punte, inserisciti alle spalle a una delle due, mentre all'altra utilizzo fai salire la squadra e rientra in difesa, in maniera tale che mi viene a prendere palla a centrocampo sia con il rientra in difesa che con il fai salire la squadra e può lanciare l'altra punta che sta andando, che quindi deve essere di base, la più veloce che c'è inserisciti alle spalle e quella un po' più tecnica che fai salire la squadra e rientra in difesa. Quindi ragazzi, per questo video delle tattiche è tutto, fatemi sapere se le proverete, se vi possono piacere video di questo tipo, ma già so che la risposta sarà affermativa. Vi ricordo in descrizione che trovate tutti i link di riferimento, in particolare per la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi un salutone, una buona giornata e alla prossima. Ciao dal vostro Liberos.